come abbiamo già visto prima con la ripresa che ho fatto qualche minuto fa, questa manifestazione che è stata promulgata da una ventina di sigle di base sindacale, di tantissime associazioni, di tantissime aziende in giro per l'Italia, e che prevedono la partecipazione di circa 10.000 persone, cosa che dubito molto raggiungerà. Ma comunque sia, il motivo di questa manifestazione è un motivo che noi condividiamo profondamente, molto più di quello di cui sono consapevoli questi signori che stanno facendo questa manifestazione. Perché poco fa ho intercettato, fra le tante altre persone, bloccandoli vedendo il colore delle loro bandiere, e verificavo appunto che il fronte sovranista italiano veniva qui con le idee piuttosto diciamo marginali, nel senso che si chiama fronte sovranista italiano, ma di sovranista non hanno alcuna consapevolezza, perché ho parlato di alcuni temi come ad esempio la mancanza futura del lavoro, perché con la cibernetizzazione, l'androidizzazione, l'automatizzazione delle manifatture, ma non solo delle industrie, ma anche addirittura delle professioni come il medico, come il legale, come il chirurgo, come il commercialista, eccetera, 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 saranno tutte figure che nel giro di 10-15 anni al massimo spariranno. Per cui noi ci dovremmo confrontare con un mondo in cui il lavoro sarà una merce sempre più rara, rarissima. Solo alcune tipologie di lavoro che non potranno ancora fare i robot saranno concesse agli umani. Quindi noi ci troviamo oggi non a confrontarci, come mi diceva l'amico sovranista, con una nuova rivoluzione. Ogni nuova rivoluzione industriale ha cancellato dei lavori, delle mestieri che prima c'erano, ma ne ha creati degli altri. Qui non si tratta di una innovazione tecnologica, qui si tratta di un innesto, di una nuova genetica, di una nuova specie di senziente e consenziente. Qui siamo di fronte a una rivoluzione in cui non ci sarà più possibile rimandare le decisioni drastiche, per cui occorre che l'uomo si renda conto, il cittadino, il politico e chiunque altro, che siamo dentro a un sistema in cui è un tritacarne, in cui non si può continuare a ballare mentre il Titanic affonda e noi continuiamo a renderci consigliare, a renderci del tutto avulsi alla realtà catastrofica che ci si profila davanti. Occorre prendere atto che questa realtà è ineludibile e occorre rendersi conto che occorre trovare delle soluzioni che già, come ho scritto anche nel mio libro, nel penultimo libro, capitolo 35, in cui dico che anche Immanuel Kant già nel XVIII secolo, 300 anni fa, aveva diciamo, focalizzato questo possibile scenario apocalittico. Non da ultimo, l'esimio scienziato e anche scrittore di fantascienza Isaac Asimov l'aveva previsto nel lontano 1942, quindi questo per dire che c'è una società in evoluzione che non potrà tardare ancora, non so, in questi scenari catastrofici di 2, 3, 5 anni, ma non c'è la possibilità che decada da sola questa eventualità. Noi dobbiamo cominciare ad agire per cercare di trovare soluzioni che prevedano l'emancipazione dal lavoro dei cittadini, dell'uomo. Cioè, noi siamo di fronte al paradiso o all'inferno, o l'inferno di essere di una società dominata dagli androidi e dagli apparati cibernetici, oppure una società in cui convivono pacificamente due specie senzienti in contemporanea, e noi potremo emanciparci dal lavoro, e il nostro lavoro, qualunque tipo di lavoro, lo faranno i robot per noi. Dobbiamo cominciare a pensare in questi termini. Ciao a tutti. E poi come concludi con? E poi? So long! So long! Sempre solo!